alcune malattie rare di origine neurologica incominciano finalmente a trovare delle risposte terapeutiche. E questo è il caso dell'amiloidosi da transtirettina, della distrofia muscolare di Duchenne e dell'atrofia muscolare spinale, cosiddetta SMA. E ci siamo fatti spiegare come stanno le cose da un vero esperto, dal professor Giuseppe Vita, che abbiamo incontrato qui a Roma in occasione del 49° congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia. Professore, incominciamo con l'amiloidosi da transtirettina. Le chiederei di dirci innanzitutto qualche cosa sulla malattia e poi soprattutto di spiegarci quali sono le nuove cure disponibili per i pazienti o che saranno presto disponibili. L'amiloidosi da transtirettina è una malattia genetica che compare diciamo tra i 30 e i 70 anni più o meno, quindi età adulta anziana, che per molti anni è rimasta senza nessuna terapia, ma è una malattia multisistemica perché oltre a dare una neuropatia sensitiva e motoria cronica, dà anche una cardiomiopatia, dà dei disturbi gastrointestinali, ipotensione ortostatica. Questi sono pazienti che spesso girano vari professionisti, vari specialisti in cerca di una diagnosi, e infatti questa è una malattia che ha un ritardo diagnostico medio di 4 anni, il che è un periodo molto lungo se consideriamo che la sopravvivenza media è di 10-12 anni. Quindi una malattia che prima non aveva nessuna terapia. Negli anni 90 venne fuori il trapianto di fegato, ma chiaramente una terapia molto invasiva. Poi nel 2011 un primo farmaco, il tafamidis, che però rallenta la progressione ma non ferma la malattia, e invece ecco che quest'anno abbiamo avuto i risultati pubblicati sul New England di due nuovi farmaci innovativi, in particolare uno, un farmaco che inverte la tendenza, cioè produce nell'arco dei 18 mesi dello studio un miglioramento, quindi non solo una stabilizzazione della malattia ma anche un miglioramento di alcuni sintomi. E questo è molto importante perché è la prima volta che noi otteniamo un blocco della malattia. E come si chiama questo farmaco, professore? Si chiama patisiran, è un farmaco che viene somministrato per via endovenosa, un'infusione intravenosa ogni 3 settimane. E noi abbiamo partecipato allo studio multicentrico internazionale, e i nostri pazienti arruolati hanno sopportato la terapia bene, non ci sono stati abbandoni dallo studio, non ci sono stati effetti collaterali importanti. E quindi un primo passo avanti molto positivo. Senta, la seconda malattia su cui lei si è concentrato nella sua relazione è la SMA. La malattia più conosciuta dell'amiloidosi, però se ci dice anche qui due parole e poi sui farmaci o sul farmaco che adesso è disponibile. Sì, l'atrofia muscolare spinale è una malattia che colpisce dalla prima infanzia, quindi neonati, fino all'età adulta. Infatti abbiamo vari tipi, almeno 4 tipi in base all'età di esordio. Ed è una malattia che è rimasta assolutamente senza alcun farmaco, fino a che un anno e mezzo fa è uscito il primo farmaco, il nusinersen, che deve essere somministrato per via intratecale, però che blocca la malattia e fa acquisire quelle tappe motorie nei neonati, nei bambini, che altrimenti non avrebbero mai acquisito. Ma in effetti il farmaco è già in commercio assolutamente anche in Italia ed è disponibile per tutti i pazienti, quindi sia bambini che adulti, ma la SMA è un ambito, è una malattia in cui la ricerca sta andando avanti e noi stiamo partecipando al nuovo studio di fase 3 di terapia genica. Terapia genica, cioè una singola infusione, una per sempre, con l'utilizzazione di un adenovettore virale che trasporta il gene sano e che introduce il gene sano nei motor neuroni che contengono invece il gene malato. Quindi la speranza addirittura di una guarigione definitiva. Assolutamente sì, questo lo studio è in corso, ma la ditta coinvolta
chiaramente ha voglia di accelerare i tempi e giungere poi a un'approvazione del farmaco. Senta, terza malattia, terzo esempio di successo della ricerca farmacologica, la malattia di Duchenne. Qui appunto due parole per spiegarcela e poi i farmaci disponibili o che potrebbero essere disponibili. Sì, ecco, anche la distrofia di Duchenne, nonostante siano passati 30 anni dalla individuazione del gene coinvolto, e quindi all'inizio si era parlato di un cauto ottimismo, in effetti noi abbiamo in atto un solo farmaco già approvato, farmaco il quale però è per una terapia personalizzata, nel senso che è valido, è indicato per i pazienti, per una sottopopolazione di pazienti che ha un tipo di mutazione, una mutazione nonsense. La Taluren, che è già in commercio, che recentemente fra l'altro ha visto l'estensione dell'età di somministrazione, quindi anche pazienti ancora non sintomatici di 2 anni potranno iniziare il trattamento. Però la ricerca anche qua va molto avanti, sempre per terapie personalizzate, cioè soprattutto l'aspetto che è più produttivo è quello della metodologia dell'exon skipping, cioè pazienti che hanno una determinata mutazione possono rispondere a un determinato farmaco che trasforma in qualche modo una forma più grave che la distrofia di Duchenne in una forma più lieve quale la distrofia di Becker. E come si chiama questo farmaco, professore? Ce ne sono vari tipi, perché per fortuna più ditte stanno sperimentando più farmaci. Noi a Messina, comunque l'Italia è assolutamente coinvolta in questi trial multicentrici. Ecco, per finire, che messaggio possiamo dare ai pazienti affetti da queste malattie, ma in generale un po' dalle malattie neurologiche rare? Sì, io credo che stiamo vivendo in questo momento una sorta di rivoluzione terapeutica. Abbiamo già dei risultati positivi e altri risultati positivi sono attesi nei prossimi anni.